siete fatti mancare niente. No. E poi dopo c'è l'aspetto ludico, che culmina poi dopo con il saggio. Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons vite dans nos verres. Buvons bien, buvons mes amis, à ce flacon faisons la guerre. Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons gaiement chantons. Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, buvons gaiement chantons. En mangeant de gras jambon, à ce flacon faisons la guerre. En mangeant de gras jambon, à ce flacon faisons la guerre. Buvons bien, buvons mes amis. Diciamo che c'erano vari modi di cucinare. Sicuramente nelle cucine signorili, nei castelli, ce ne sono ancora alcuni esempi anche oggi, c'erano, diciamo, una... Cioè, presente com'era fatta la cucina economica? Cioè, una piastra dove sotto c'era in qualche modo un fuoco. E quindi immaginiamoci, cosa posso dire, un piano in pietra con dei fori che potevano essere di varie dimensioni, anzi spesso erano uno dentro l'altro, come la stufa economica di una volta, e sotto il posto per fare fuoco. Si mettevano e si toglievano gli anelli in base al diametro delle pentole che su cui si andava a cucinare, legami, pentole, c'erano una varia assortimento. Si cucinava alla brace molto, per cui le carni spesso venivano arrostite dentro ampi camini, parliamo sempre di cucine signorili. I forni non facevano mai parte dell'arredo di una casa normale, ma anche di buona parte delle maggiori signorine. Solo alcuni avevano il forno, era un locale staccato, penso alle cucine dei grandi castelli, quest'estate noi ne abbiamo visti diversi in Scozia, e il locale del forno era sempre un locale proprio a parte, separato. Sia perché c'è il rischio effettivo di incendi, ma poi perché spesso non era considerata proprio una parte della cucina la cottura al forno. Le vedremo, le preparazioni al forno erano veramente poco. Quando si parla d'arrosti, solitamente si tratta di arrosti allo sughero. Che si riteneva un po' come una creta da plasmare a un po' immagine e somiglianza del marito, oltre che a esaudire le sue esigenze e i suoi desideri. È scritto in un tono molto paternalistico, dottrinale, che non è il tono personale di questo autore verso la moglie, ma è proprio il tono che si teneva in quasi tutti i trattati medievali del cui filone fa parte questo libro. Esiste nel Medioevo proprio un filone di trattati dedicati alle donne e al comportamento femminile. Sono moltissimi, vanno dal 1200 fino al 1600, ancora se ne scrivevano, e più o meno tutti sullo stesso tono. Insomma, la donna doveva essere bella, buona, virtuosa, a casa, sta dentro casa, non usci troppo, non guardasse troppo intorno, passi fatti sui. Insomma, una serie di consigli che dicevano appunto come ci si doveva comportare per essere delle donne buone, virtuose e quindi meritare il rispetto dei mariti. Quindi si potevano mangiare o meno determinati alimenti non soltanto perché uno se li poteva permettere, ma perché quegli alimenti erano quelli adeguati al suo status sociale. Mi spiego meglio, la selvaggina non è che la potessero mangiare solo i nobili perché solo loro andavano a caccia, tutti potevano andare a caccia, però
però la selvaggina era considerata un cibo da nobile, quindi magari il contadino mangiava. Anzi, la dietetica medievale diceva che se il contadino l'avesse mangiato sarebbe anche stato male, perché non era adatta al suo stomaco rozzo che digeriva meglio altre cose. La selvaggina gli avrebbe fatto male, così si poteva. C'è un codice alimentare in qualche modo che era rispettato, perché tutte le regole che sancivano le differenze sociali nel Medioevo erano considerate importanti da tutti e venivano seguite in maniera molto ferrea e rigida. Quindi dicevo, si mangiava di tutto. Quello che era diverso dalla cucina moderna era un po' il modo di trattare gli alimenti. Si cucinava con molte spezie, il gusto era sicuramente differente da quello che abbiamo noi oggi, e i cibi subivano i processi di cottura più lunghi, mentre oggi si tende a cucinare tutto molto poco, o comunque in un solo modo. Il Medioevo è l'epoca in cui un cibo può essere prima lessato, poi stufato, alla fine consumato, prima lessato, poi fritto, poi stufato. Diciamo che il cibo subiva delle trasformazioni molto più lunghe rispetto a quelle che noi oggi siamo abituati. Quindi le tecniche di cottura sono molto diverse e anche l'uso delle spezie. Ne usavano moltissime, molte ne usiamo anche noi oggi, ma la maggior parte le abbiamo persi sia come conoscenza che come utilizzo. Sono più comuni forse oggi nelle cucine nordeuropee e asiatiche. Mi viene sempre in mente il paragone con la cucina indiana quando penso alla cucina medievale, perché si usano molti mix di spezie che nell'insieme fanno effetti anche molto differenti a seconda di come si mixano in percentuale. Questa è anche una delle difficoltà che noi abbiamo nel ricostruire proprio le ricette medievali, perché come vi dicevo le quantità non sono praticamente mai specificate. Quindi ogni volta che noi andiamo a ricostruire la ricetta facciamo in qualche modo un falso storico. Noi non potremmo mai mangiare la stessa cosa che mangiavano nel Medioevo. Poi perché le materie prime sono cambiate. Il contadino allevava il pollo in casa e oggi noi lo compriamo già allevato da anni. Questo è proprio banale. Ma quello stesso pollo non respira la stessa aria, non beve la stessa acqua, non mangia gli stessi cibi che avrebbe mangiato nel Medioevo. In più, ogni volta che noi andiamo a cucinare, cerchiamo di interpretare la ricetta e in questo modo apponiamo dei filtri che sono i nostri filtri culturali. Non potremmo perciò mai mangiare quello che veramente mangiavano nel Medioevo, ma in fin dei conti neanche ci interessa, perché quello che noi cerchiamo di fare è comunque la ricostruzione più storico, il più fedelmente storico dal punto di vista storico possibile, ma anche un po' una sperimentazione, come dicevamo prima. Quindi ecco, tenete conto che non potremo mai affermare con sicurezza che noi mangiamo come nel Medioevo, però insomma, ci avviciniamo, comunque cerchiamo di ricostruire in qualche modo quella che poteva essere la cultura culinaria dell'epoca. Se non vi siete annoiati, vi racconto ancora un po' come funzionava un pasto, un banchetto.